siamo al Valico degli Eremiti, altezza 559 metri. Vi lascio comunque poi la mappa di Google Map con tutte le indicazioni. Siamo a circa 26 km da Ovada, dall'uscita dell'autostrada, 40 minuti di strada. Adesso si parte! Andiamo! La cima del Monte Tobio è a 1092 metri, quindi un discreto dislivello. Un'ora e 45, un'ora e 50 per salire con una camminata tranquilla. Il percorso è ben segnalato. Eccoci giunti al primo bivio dopo circa 5 minuti di camminata. A sinistra il sentiero, quello più tranquillo e soft, a destra quello per esperti. Ok, io non sono un esperto, però visto che l'ho già fatto e so che è una cosa fattibile per le mie potenzialità, prendiamo questo. Andiamo. Wow, qui si è sganciata una bella frana, decisamente. L'idea di portarvi sul Monte Tobio ce l'avevo già quest'inverno, e l'idea era quella di salire con gli sci attaccati allo zaino e poi fare una bella sciata sul Monte Tobio, però purtroppo quando c'erano le condizioni climatiche di neve buone, quindi bella visibilità e parecchia neve sul Tobio, eravamo chiusi in lockdown e quindi non potevo uscire dal comune di Ovada. Eccoci giunti finalmente in cima al Tobio. Uno spettacolo. Come vi dicevo, purtroppo c'è un po' di foschia, perché laggiù in fondo si dovrebbe vedere tutto l'arco alpino, dal Monviso al Cervino al Monte Bianco. Entriamo all'interno del rifugio. Qui c'è una stufa, una piccola panca, un tavolo, la cartina con tutte le indicazioni di dove siamo, parco delle capanne del Mar Carolo, un'altra panchina. Andiamo nell'altra stanza e anche qui abbiamo un paio di panche, una stufa e il registro dove fare le annotazioni. Questa porta c'è ovviamente chiusa, l'ingresso della chiesetta. Questa invece è la corda per tirare la campana. Sapete cosa faccio adesso? Pronti? Vado a suonare la campana. Sentita? Vamos! Oh, adesso mi fermo un attimo, mangio un paio di panini. Buon appetito! Che maleducato, non vi ho fatto vedere cosa sto mangiando. Panino con prosciutto e... ah! Panino con prosciutto e salame. Il panino da campioni. Mi hanno insegnato che è buona norma, quando si va in un rifugio che non è gestito, quindi non ci sono i gestori, portare su qualcosina che possono trovare altre persone che magari hanno o dimenticato. In questo caso io per esempio avrei potuto portare della legna per la stufa, ho portato una bottiglia d'acqua sigillata che lascerò qui sul tavolo. Un'altra buona norma quando si va in montagna è quella di portare sempre un sacchetto di scorta in cui buttare
tutti i vostri avanzi, carta, plastica, tutto quanto. E mi raccomando, se trovate cartacce in giro, plastica in giro, buttatela dentro al vostro sacchetto e portatela a casa. Teniamo pulita la montagna. È giunta l'ora di tornare a casa. Mi fermo un attimo all'ombra e ne approfitto perché voglio ringraziare due persone. Una è Marika, il suo canale YouTube è My Life in Trek, e Alberto, il suo canale è The Walking Nose. Perché li voglio ringraziare? Perché li sto seguendo da alcuni mesi, danno ottimi consigli, sono simpatici, quindi grazie ragazzi. E in descrizione metto il loro link, mi raccomando seguiteli anche voi. Eccoci giunti alla fine della giornata, sono arrivato al punto di partenza, giornata bellissima, fantastica, e grazie per essere arrivati fino in fondo al video. Se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così vi arrivano le notifiche di nuovi video e mettete tanti commenti, datemi consigli, sono qua a vostra disposizione. Per farvi notare il calore della giornata, ore 15.03 all'ombra, 18 gradi.